Una lettera commovente è quella che ha condiviso Mirko Brunetti sul suo profilo Instagram. A scriverla è una donna molto importante per lui, ma non si tratta di Perla. La storia d'amore tra Mirko e Perla continua a gonfie vele, ora che sono usciti dalla casa del Grande Fratello entrambi. La loro è una relazione cominciata quando erano davvero molto piccoli. Si sono subito innamorati e nell'ultimo periodo, come spesso capita, ci sono state delle frizioni documentate in ben due programmi televisivi, prima Temptation Island, poi il reality più longevo sul piccolo schermo. Ora le cose sembrano essersi sistemate, e si vivono la loro serenità lontano dalle telecamere. Quando Mirko si è messo con Greta dimenticando completamente Perla e il loro passato, c'è una cosa che più di tutte ha fatto soffrire la vincitrice del Grande Fratello. Si tratta della scoperta di una cosa per lei molto significativa, che Brunetti non avrebbe dovuto fare con una donna conosciuta da appena qualche mese. Si tratta delle presentazioni in famiglia, in particolare della piccola nipotina Mia, figlia del fratello di Mirko a cui il giovane tiene moltissimo. Perla l'ha vista come una mancanza di rispetto atroce, siccome tiene molto alla bambina e l'ha vista nascere e crescere. Mirko Brunetti commosso sui social, la lettera della dolce nipotina Mia. Sappiamo però poi come è andata da quel momento in poi. Perla ha conosciuto Greta, sono diventate amiche e con Mirko tutto si è sistemato. Mia è parte integrante della loro vita dunque, in particolare per quel che riguarda quella di Mirko, zio innamoratissimo e sempre presente. Nelle sue storie Instagram, rispondendo ad alcuni quesiti dei fan, il ragazzo ha condiviso qualcosa di davvero parecchio speciale. Si tratta di una letterina che presumibilmente la bimba ha scritto a scuola e che ha indirizzato al suo amatissimo zio. Lo ha descritto bene, in quanto oltre al fisico poi è passata anche ai suoi gusti musicali. Per una volta dunque, Perla si sentirà ben felice di essere parcheggiata a favore della piccola Mia, che anche lei adora come fosse una nipotina di sangue. Il lato dolce e sensibile di Mirko, spesso nascosto dinanzi alle telecamere per una serie di dinamiche poco favorevoli a tutto questo, viene fuori in questi casi e anche in maniera abbastanza spiccata. Il ragazzo ha espresso anche la forte mancanza che sente, siccome per lavoro è difficile in questo momento vedere Mia costantemente. Sicuramente avranno tutto il tempo per recuperare, con una lunga estate e tutta la vita davanti.